Allora, Luca Pirola, Mixology Experience, direi buonissima la prima. Sì, mi fido, se lo dicono gli espositori, i visitatori, mi fido anche io, insomma, nel senso che siamo molto contenti, è ovvio che, insomma, che la felicità della industry di aver riaperto un po' i battenti anche in questo modo è fondamentale, ma fa felice anche noi, non sembra, perché siamo un po' stanchini, abbiamo fatto veramente un'impresa, era una fiera nata già 3 anni fa sotto appunto il periodo Covid, e quindi sicuramente quest'anno doveva trovare il suo spazio anche dal punto di vista dei budget aziendali, che insomma ringraziamo le aziende di averli predisposti, quindi molto contento. Questa è un po' la sintesi anche di tanti anni di eventi di bartender.it, il segreto di questo successo continuo? L'anno prossimo sono 15 anni, il segreto è che è un team fantastico, che non bisogna mai mollare, e quindi anche se ti danno magari in periodi dove si vede che magari manca un po' di energia, è perché magari stai preparando delle cose, no? Quindi ogni tanto ci si nasconde anche per non farsi copiare. Direi che non avete mollato, e questa 3 giorni di evento, poi faremo i bilanci alla fine, però cosa possiamo dire? Ripeto, mai come quest'anno, avendo chiesto anche una mano alle aziende che ci hanno sempre supportato, riceverla così in maniera anche, come dire, dal punto di vista delle tempistiche ci sono stati, quindi tutte le aziende che sono state sponsor e sostenitori di questo evento sono le prime che ci hanno creduto, quindi un grazie tantissimo a loro, perché non era facile quest'anno portare a casa un evento di queste dimensioni, 10.000 metri quadrati di spazi reali, certificati, da riempire, è una bella impresa. Cos'è questo pullman alle nostre spalle, Luca? Questo pullman è un po' quello che sarà un po' anche l'anno prossimo, nella prossima edizione, un po' il significato del nostro hashtag ufficiale, che è In the Mix, In the Mixology. Magari questo pullman andrà in giro, magari rimarrà fermo in qualche città, vediamo cosa succederà.